Roberto Ruffato, sono responsabile dell'area relazioni industriali e welfare all'interno dell'Unione Industriale Brunello. Il servizio welfare è un team di 3 persone che assiste le imprese che intendono introdurre o implementare il loro piano di welfare aziendale, fornendo il supporto per valutare i vantaggi fiscali e contributivi. Inoltre, se il piano welfare è previsto all'interno di un contratto aziendale, assistiamo le imprese nel confronto con le organizzazioni sindacali e nella redazione del contratto aziendale. Il welfare offre degli importanti vantaggi all'impresa. Il primo di carattere relazionale, perché l'impresa mette a disposizione dei propri dipendenti e dei loro familiari dei servizi che possono essere molto utili, ad esempio buoni pasto, rimborsi delle spese di istruzione, rimborso delle spese sanitarie. E questo aumenta sicuramente il legame tra il lavoratore e l'impresa e la motivazione che, come hanno dimostrato molti studi, si traduce anche in un aumento della produttività. Non secondario sono i vantaggi economici per l'impresa. Infatti, a differenza della retribuzione in denaro, i servizi di welfare non sono soggetti a tassazione IRPEF e a contributi e quindi c'è sicuramente un risparmio in termini di costo del lavoro per l'impresa. Non ultimo sono i vantaggi legati al territorio. Molti di questi servizi vengono forniti da enti del terzo settore che quindi permettono di migliorare l'economia del territorio. Non lasciare nulla in sospeso alla fine della giornata.